Goodbye. She's trouble. He only does it to provide.
Grazie ai nostri mari. Sì, che non potrà fare con il di vento. E che è proprio quello di vento qua. Vai, spacca! Maybe the only girl I can understand.
gioco del fazzolettino. Ce l'avete un fazzolettino? Ce l'avete un tovagliolino? Ce la fate, amici? Dai, su, ce la potete fare, non deludetemi, dai. Facciamolo tutti sventolare nell'aria.
Thank you.
Sanremo. Allora, chissà se parte con il prossimo brano, che dà il nome al nostro tributo, ed è anche una delle canzoni che io amo di più, Into the Groove. Yeah!
We'll be right back.
Yeah.
So sorry.
Sorpresa adesso. Allora, innanzitutto la sorpresa siete voi. Quindi fatevi, io ho solo dei mani, un grandissimo applauso. Uè! Grazie amici, ciao! Bravo! 14 agosto 2023, una data che personalmente rimarrà assolutamente impressa. Io vedo vestiti dappertutto, forse è vero che ci sono vestiti dappertutto. Ma d'altronde, insomma, stiamo celebrando sicuramente la regina del pop da oltre 40 anni, eh? Scusate se è poco, eh? Poi, insomma, che dire, se vogliamo... un applauso, amici, 40 anni di musica, qualcuno di voi non c'era nemmeno, qualcuno è pure già passato a miglior vita, insomma, capito? Allora, 40 anni in più donna, che è tutto un dire in questo mondo di uomini, e quindi, e poi ci sono questi outfit bellissimi che sono... comunque, una parte dello spettacolo. Oh, 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 oh. Il bello della diretta, c'è qualche cos'altro che prende fuoco? Fantastico. E che dire, quindi insomma, ci piace molto anche il fatto che, sì, mettiamolo, che prende, no, no, tranquillo, non ha preso fuoco niente, eccetto il mantello. Però non fa nulla, proprio davanti poi, fantastico. Allora, che dire, questa data sicuramente rimarrà molto impressa nei nostri cuori, era da tantissimo tempo che volevamo ritornare nel, beh, ad Arvignasego, allo Young Festival, wow, sorry, sorry, veramente con il cuore sta... Ma che un applauso così moscio, ragazzi, ma ce l'avete? No? Cioè, io mi chiedo veramente, ma è così faticoso fare un applauso, c'è gente in fondo che non l'ha fatto mai. Ma non sia altro per tutta la gente che lavora a una serata del genere, insomma. Non è solamente un passatempo, ve lo posso assicurare. Eccoci qua, eccoci qua. Ah,
Eccoci qua. Gippo, prima di lasciarti la parola, io andrò a fare il mio ennesimo cambio. Posso ringraziare lo staff tecnico? Allora, tu ringrazia chi vuoi, devi fare un cambio. Sì, tu vuoi raccontare una barzelletta? Io no, io devo dire una cosa perché ti devo fare una sorpresa per te e per tutto il tuo gruppo. Una cantina, aspetta. Quanto ti ci vuole per cambiare? 5 minuti circa. Vuoi di più? Vai via subito. Va bene, intanto però ringrazio Emiliano e tutto lo staff. Quello sì. Perché sono stati meraviglia. E grazie veramente a chi ha investito per un palco così importante. Vi lascio e ci vediamo tra poco. Okay. Ciao amici, grazie. Ok. Allora, siamo arrivati alla fine di questo bellissimo spettacolo. Aspettiamo un attimo che Roberta si cambia. Volevo ringraziare tutti voi che siete qui presenti questa sera e vi chiedo una cortesia: se potete alzarvi e venire qui davanti da lei, perché dobbiamo farle una sorpresa che lei non se lo merita. Magari voi, no, non se lo merita, non nel senso perché non se lo merita. Non se lo merita perché tutte le altre volte abbiamo fatto per qualcuno qualcosa di più, per lei faremo qualcosa di più per questo, ok? E allora, se vi avvicinate tutti qui davanti al palco, mi fate una cortesia, le facciamo un bel regalo, perché guardate, se lo merita veramente, perché a parte il gruppo e lei che è veramente eccezionale, facciamogli già un applauso qua adesso, perché mentre si sta cambiando se lo merita. Quindi intanto ringrazio voi che siete stati qua fino a questa ora, ma io in particolar modo la Roberta, veramente è un'amica, è la terza volta che viene dal Vignasco, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, ma lei ci teneva strettamente di venire qua, perché diceva: guarda Geppo, mi devi far venire, ok, quest'anno ti facciamo venire. È stata contentissima e penso che abbia fatto uno spettacolo veramente bellissimo, ok? Allora, quando fra poco verrà fuori, perché si deve cambiare, farà una sorpresa anche per voi, io vorrei, come tutte le altre sere, avevamo deciso di fare un applauso che durava un minuto per tutti i gruppi che erano venuti qua. In realtà noi ne abbiamo fatti 3 gruppi qui da Vignasco. Uno erano per gli Ascolta, i Pooh. Vi ricordate chi c'era? Un altro era per i Coldplay, ok? Un altro l'avevo fatto l'altra sera per i Rockstar, però per Roberta vorrei fare un'eccezione, perché se lo merita, secondo me è una delle interpreti più brave che ci siano in Italia di Madonna. Ce la facciamo a fare 2 minuti? Chiedo, ce la facciamo a fare? Guardate che 2 minuti sono tanti, ce la facciamo o non ce la facciamo? Sicuri? Guardate che tengo il tempo, e vi vorrei dire anche un'altra cosa: come manifestazione siamo gli unici che facciamo gli applausi per 1 minuto o 2 minuti a questi gruppi. Ricordatevi, Albignasco sarà il primo paese che dedica minuti di applausi alle cover che verranno da noi. Saremo i primi in assoluto, ok? Allora, fra poco, se Roberta arriverà qua, come arriva le faremo gli applausi. Poi lei incomincerà il suo finale, bene? Guarda un attimo come sono messi e poi incominciamo. If you say I wanna live a while, I go just close distance.
nervoso, sì, si vede che sei tanto contenta. Mi ricordo che l'ultima volta che siamo venuti eravamo più giovani, vero? Grazie caro. Non erano successe tante cose, però adesso siamo più consapevoli e felici, e quindi quando le cose, come dire, si riottengono anche dopo un po' di tempo, hanno un sapore veramente speciale. Lo dico veramente col cuore, ma penso che si veda che mi dico le cose. Quest'anno ho voluto veramente che tu fossi qui su questo palco. Sì, non sai, mai capito che mai perché ti ho detto che è la terza volta che sei qua su questo palco. Sì, sì, sì. Okay? L'ultima volta poi siamo stati anche un po' sfortunatini perché la pioggia ci fermò. Brava, brava. Invece questa volta abbiamo recuperato il concerto. Abbiamo molto fatto bene. Tre ore, che è? Non lo sappiamo, basta che voi non vi siate annoiati, speriamo di no. Non credo, grazie che mi hai portato tutti avanti. Veramente grazie di cuore, io voglio ringraziare anche la mia straordinaria band, perché che io la vorrei tutta qui davanti con me, se riescono a scendere senza fare altri danni. E vi voglio fare questo omaggio a tutta la band, se volete venire qui davanti. Tanto io procedo, okay. Mentre scende col passo felpato alla batteria Andrea Nicolè, batteria elettrica ed elettronica. Elettrica, perché elettrica? Che cazzo? Non esiste, la batteria elettrica è quella di Mastroda. È vero, è vero, è vero, perché io guardo troppe reclame, capito? Quella... Ma sai che tu c'hai pure un po' di Mastroda? Vedi che c'è una seconda vita, eh? Guarda, quello sta meglio di tutti gli altri. Al basso sinte, che è quella tastiera che suona come un basso, il nostro meraviglioso Alessandro Passi! Alla destra come è? Perché io sono Dio, no, io sono Madonna. Chi è che si leva la destra? Il padre? Alle tastiere, alle programmazioni e da quest'anno, no, da qualche... al violino che arricchisce notevolmente lo straordinario repertorio di Madonna, Maurizio Piacente! Anche a Cocone, eh? E alle mie spalle, questo è il mio straordinario gruppo di ballo. Oh, quello sta ancora, oh, quello è infame a quel faretto, eh. Qua prende fuoco. Quello, ma sai perché? A fuoco tutto. Perché purtroppo c'è andata sopra la stoffa. Sì, quello del vestito. Al grandissimo Claudio! Claudio Galassi! Miriam Natalla! E Andrea Pixel! E chi sono io, vero Sandro? Allora, in genere io eviterei dopo tutto l'encomio di... Allora, tanto il mondo intero sa che mi faccio i costumi. Oggi ho pubblicato proprio un post di regalo, insomma. No, ci ho lavorato parecchio, volevo che fosse pronto per oggi. Quello è il mio personale regalo a questo bellissimo regalo che mi avete fatto vedere. E mi fa molto piacere. Dello Young Festival. E insomma, che dirigo tutto, penso che si capisca, perché sennò qui... Allora, non faccio il tempo a cambiarmi, io sono Roberta Torrisi. Aspetta, però tu non devi andare via così. No, non mi piace. Ti ho promesso un regalo. Ti ho promesso un regalo. Volevo ringraziare loro, che vorrei ringraziare alcuni. Allora adesso vedrai il pubblico del Bignaso cosa vi ha. Sì. Ok. Permettimi solo di salutare una persona speciale. Vi lovo tutti quanti, molti li conosco di persona, però voglio salutare Samuele. Samuele in particolar modo, che ha fatto un grande sforzo, io veramente, ma era tempo che non lo vedevo, apprezzo moltissimo. Ovviamente gli altri nomi non li dico, ma vedo Paolo, vedo Roberta, vedo Stefania, vedo Dania, vedo Luisa, tanti auguri, ce li vedo tutti. Mi fa molto piacere. Però insomma, Sano se lo meritava insieme alla Dani. Allora, cara Roberta e caro gruppo, non so se i ballerini possono venire qua, perché per me sarebbe un grande onore che tutti quanti voi qui in prima fila, ve lo dico con tutto il cuore, guardate che è una cosa che non l'avete... Mi fai una dolce molto secco. No, ve lo dico. Allora, guarda, il pubblico di Albignasco vi dedica, devo controllarlo con l'orologio, tutte le altre band un minuto di applausi hanno fatto... Per voi 2 minuti.
prima un applausino così, fermi, ok? Guardate che 2 minuti non sono pochi, eh? Ok? Allora, al mio tre loro partiranno, io controllerò con l'orologio 2 minuti di applausi per voi, perché veramente ve lo meritate, veramente siete una band eccezionale, e al mio tre partiremo con 2 minuti. Intanto vi ringrazio, perché 2 minuti non sono pochi, eh? Però se lo meritano tutto, perché guardate, Roberta e il gruppo sono una cosa veramente fenomenale. Allora, partiamo adesso al mio tre, ok? Facciamo 2 minuti, poi quando lo metti in Facebook, va buono. Allora, al mio tre partiamo. 1, 2, 3. Grazie a tutti voi. Oh amici, vi amiamo tantissimo.
Roberta Torresi. Buonanotte a tutti, amici.